La Princess Etiope, intervistata dal settimanale Chi, ha rivelato nuovi retroscena sulla fine della storia con Bortuzzo. La rottura tra Lucrezia, Lulu, Selassie e Manuel Bortuzzo continua ad essere al centro dei gossip. Ogni giorno, dal momento in cui il nuotatore ha comunicato di voler lasciare la Princess Etiope attraverso un comunicato all'ANSA, si aggiungono nuovi dettagli sulla fine di questo amore nato all'interno della casa del grande fratello VIP 6. Ecco nuovi retroscena sulla faccenda forniti dalla stessa Lulu al settimanale Chi, durante un'intervista in cui non ha potuto fare a meno che fare chiarezza sul ruolo che ha giocato il padre di Manuel, il signor Franco, nella loro love story. Tra Lulu Selassie e Manuel Bortuzzo è finita, improvvisamente. Dopo settimane in cui sembrava che la loro storia d'amore stesse procedendo a gonfie vele, con i due intenti a pianificare insieme il loro futuro, lo scorso 25 aprile 2022 è arrivato l'incriminato comunicato stampa con il quale Manuel ha annunciato l'addio alla Princess. Quest'ultima si è tolta alcuni sassolini dalle scarpe ai microfoni di Chi a proposito del padre del nuotatore, che a quanto pare non l'avrebbe mai accettata. C'è di più, perché a detta della sorella di Jessica e Clarissa neanche la cerchia di amici di Manuel avrebbe visto di buon occhio la loro relazione. La 23enne ha parlato addirittura di «lavaggio del cervello», a cui il nuotatore sarebbe stato sottoposto. Lulu non si spiega infatti come sia possibile che il ragazzo abbia deciso di lasciarla improvvisamente, da un momento all'altro, comunicando la decisione ai media anziché prima discuterne con lei. Addirittura lo sportivo avrebbe pur bloccato l'ormai ex su WhatsApp. La Princess ha spiegato che secondo lei si tratta di un comportamento immaturo. Secondo lei infatti i due potrebbero comunque mantenere un rapporto civile di amicizia. Manuel non ha dato una possibilità al nostro amore, anzi, ieri mi ha pur bloccato su WhatsApp e prima mi ha scritto, ah, ma allora non hai capito che ci siamo lasciati? Ma io non sono alle scuole medie, penso che ci possiamo incontrare, che possiamo guardarci negli occhi e confrontarci. Manuel ha fatto anche un gesto brutto, come a significare che il nostro amore non ha valore.